Bene, io non ho proposte. Prego, prego consigliere Brogli. No, la mia non era, cioè quando ho chiesto al segretario era soltanto per capire, no, poi per carità, l'assemblea è sovrana, questa è una cosa che bisogna ricordarsela poi, no, sempre tutti. Va bene tutto quello che ha detto anche Superbo, certamente lo scopo di questa mozione qua era intanto di riportare l'accento e l'interesse sul comitato di quartiere, intanto. E come abbiamo potuto vedere se ne è discusso. Boh, io sono d'accordo a ritirare la mozione con l'impegno di affrontare il discorso con i comitati, fare un tavolo di lavoro, chiamiamolo come vogliamo, dove vengono coinvolti anche i consiglieri comunali, dove si vanno a affrontare queste cose e anche certamente trovare insieme i comitati e i sistemi di coinvolgimento della popolazione, ma certo che sì, perché questo è lo scopo del comitato. Quindi io la ritiro e faccio però fede di quello che mi ha detto l'assessore Zuro, che quindi a breve si elaborerà un tavolo dove ci potremo trovare con i comitati. Grazie. Adesso diamo la parola al dottor Tomarchi, così ci spiega bene anche la questione legata al ritiro o meno della mozione. Prego. No, è chiaro che il regolamento ha un ultimo comma al 105 che sembrerebbe tranciato, però è ovvio che se voi leggete tutto il testo dell'articolo, quel fatto del ritiro dopo l'inizio della discussione è legato generalmente a quanto possono venire fuori emendamenti e modifiche varie, e allora è chiaro che sarebbe un comportamento non razionale. Però in assenza di emendamenti, se il Consiglio Comunale automaticamente nel silenzio decide che una mozione può essere ritirata, può essere considerato qui in una forma interpretativa anche per il futuro. Chiaro che il meccanismo del ritiro non può avvenire se ci sono degli emendamenti, perché quello costringe per forza alla votazione. Bene, a me sembra palese, se non ci